entrato in scena in punta di piedi, anzi di note, con la delicata eleganza che lo contraddistingue, insieme ad un innato talento per gli arrangiamenti e l'improvvisazione. Il trombettista e compositore Paolo Fresu ha stregato il pubblico del Teatro Ponchielli di Cremona con il concerto Jazzy Christmas, eseguito martedì sera insieme a Daniele Di Bonaventura al bandoneon, cui si è unita poi Leila Scirvani al violoncello, veleggiando fra le pagine del repertorio natalizio internazionale. Sono materiali molto diversi perché l'idea è quella di raccontare sostanzialmente l'emozione, la poesia del Natale, poi indipendentemente da quelle melodie conosciute, perché la musica natalizia è così pregnante che anche se magari non sono i brani super noti, comunque sia si comprende che vengono da una emozione. Spazio quindi alle carols come Joy to the World e ai classici quali Adeste Fideles, ma anche ad un pezzo che Scirvani, violoncellista di origine anglo-persiana, ha dedicato alle donne iraniane con desiderio di libertà. Anche Fresu ha dialogato con la platea presentando un brano della tradizione sarda. Poi l'artista ha ricordato il legame speciale con la città del Torrazzo, fatto di musica e amicizia, ad esempio quella con il pianista cremonese Roberto Cipelli, con cui Fresu ha inciso il disco Jazzy Christmas in quintetto featuring Di Bonaventura. I primi concerti della mia vita sono stati fatti proprio qua a Cremona, ricordo era il centro dell'Arci, e poi tanti concerti successivi in luoghi diversi, anche in questo teatro con Roberto. Poi abbiamo una storia ormai quarantennale, visto che l'anno prossimo festeggeremo i 40 anni di vita comune con il nostro quintetto storico, quindi ogni volta che torno a Cremona devo dire sono molto felice. Al termine del concerto, applausi scroscianti dal sapore di un arrivederci.